tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Torniamo a un tipotto con te. Oggi ho registrato tantissimi video a casa interessanti su medicina che usciranno nei prossimi giorni. Sono veramente anche contento della risposta che avete dato al video sulla parte 1 della mia esperienza a Pilsen. Probabilmente nei prossimi giorni, ancora devo finire di montare, uscirà il video sulla seconda parte della mia esperienza a Pilsen, di questo racconto particolare che sto facendo nei tour. È un tour, una sorta di tour tra le migliori università d'Europa, quindi è veramente molto molto interessante. Mi raccomando, andatelo a vedere se non l'avete ancora visto. Invece oggi vi porto con me, cioè in una mia notte in ospedale. Infatti ho il turno di notte, questa settimana due turni di notte, una cosa assurda, veramente brutto, perché ancora non mi riprendo bene al turno di notte, non riesco a dormire il giorno prima e sono distrutto. Ma non ci vediamo in chiacchiere, ho preparato il mio zaino. Stasera per cena uno dei miei pasti pronti di Food to Train, veramente eccezionale. Questo è il Chicken Run, veramente molto molto buono. Vi lascio il link in descrizione, c'è anche un super mega sconto. Mentre il mio rimedio alla fame improvvisa notturna è il biscotto gusto cioccolato e arancia, che anche questo vi lascio in descrizione. Oggi c'è il 70% di sconto, quindi andate a vedere perché secondo me troverete qualcosa di interessante. Questa è la situazione, persone sul lungomare, la gente che passeggia come se nulla fosse. Bella a capire, lo capiranno mai questo virus. Comunque guardate che cielo che c'è, spettacolare. Io sto facendo un giro, non dico più lungo, però comunque un giro un po' più diverso per andare in ospedale, che non si vede il turno di notte. Queste macchine della carabinieri non si sa che fine fanno. Guardate che colori. Allora, sono arrivato, mi sono cambiato, come potete vedere, con la mia super cuffietta di Superman, e come al solito, sapete, vado in reparto a vedere com'è la situazione. Chiediamo un po' di informazioni, mi hanno già detto che c'è qualcuno che ha un po' di diarrea, andiamo a vedere se li posso mettere l'Imodium. Che bello, oggi c'è, ragazzi, una giornata bellissima, con delle temperature wow, ma non mi vedete più sicuramente. Continuo. Stavo dicendo, veramente wow, non c'ho proprio voglia di venire al lavoro per il tempo bello che c'era, però vabbè. Adesso erano due, vabbè, raccolto le informazioni che mi servivano su queste pazienti. Come al solito devo andare a informare lo strutturato, ma che non c'è la luce in questo posto. Vabbè, sulla fiducia che sto parlando, che sono qua, a informarlo se li posso dare l'Imodium. Anche gli strutturati hanno dato ragione a me, in quanto, voglio dire, un Imodium stiamo dando, non è nulla di particolare, ecco. Però è sempre giusto, per correttezza, chiedere allo strutturato, non sa mai succede qualche cosa e tu non lo sai. Okay. Per il momento situazione tranquilla, adesso devo andare a fare delle cose in reparto che mi toccano. Allora ragazzi, voi non vedete niente, ma non essendoci nulla da fare, mi sono messo a letto. Quindi è tipo l'una, ho fatto le cose che dovevo fare. E niente ragazzi, ci vediamo più tardi. Ecco, mi ha appena chiamato l'infermiera che c'è una signora che sta avendo dolore, ve l'ho sempre detto. Bisogna essere sempre pronti. Ok, missione compiuta, non aveva nulla, per fortuna. La signora sta iniziando a marcare, ma nulla di che. E io mi rimetto nel mio giaciglio a dormicchiare un pochettino. Ecco, vedete, alle 5:30 viene svegliato perché devi fare delle cose. Vabbè. Vediamo un attimo perché devono prendere una cosa per controllare. Eccomi qua ragazzi, mi hanno svegliato, dovevamo fare un'ecografia, ma in realtà tempo che mi ho fatto l'ecografia ha partorito, quindi mi sono assistito a un bel parto molto interessante e mi sono fatto una bella episiotomia, anzi una bella episiografia, che è top. Quindi adesso momento delle mie belle giro visite, mi devo andare a vedere le mie belle pazienti. Vediamo come stanno, come non stanno. Poi si va. Dopo aver fatto il giro di tutte le cose del reparto, praticamente non c'erano nulla, qualche puerpera, qualche gravida da avvicinare, nulla di che. Ho dato le consegne alla mia collega. Adesso devo andare a casa. Comunque sono contento in generale per come è andata la notte, perché sicuramente il fatto di aver potuto vederlo comunque. Un parto non è stato male, ecco.
We'll be right back.